vita è un film che qualcuno mi ha raccontato l'inizio e nessuno potrà mai sapere quando finisce. Successo nel cinema o in qualunque parte artistica te lo dà il pubblico. Te lo dà il pubblico perché intravede in te un qualche cosa che ama come personaggio, come cosa, che non sa la vita tua qual è. Che questa coppia funziona perché c'è uno che sembra essere molto più avanti dell'altro e anche dello spettatore, che è Terence Hill, quello furbo che sa sempre tutto prima, che capisci che lui sta più avanti e l'altro invece che sta molto più indietro, per cui arranca un pochettino dietro all'altro. Se la prendi su questo tono, è ovvio che devi venire con me. Altrimenti la decideremo subito questa faccenda. Dio Pornoloni No fu veramente la radice della nostra coppia. Tanto è vero che, per esempio, questo è un dettaglio piccolo, ci fu una bellissima prima scazzottata che... Quale? Il pubblico piacque molto. Tra me e Bastenza. Quale? Nel quale io, come gatto, stavo sull'albero, lui non mi trovava, e saltavo giù dall'albero e lo graffiavo con i miei speroni. Vieni giù! Eccomi! E questo rapporto funziona benissimo, è una dinamica che si è creata da subito, che poi è stata riproposta in mille salse diverse, ma che funziona. Lui si rigirava e non mi vedeva mai, io ero sempre imprendibile. E lui poteva darmi solo un pugno per farmi fuori, e effettivamente se prendevo un pugno da lui mi faceva fuori. Quando hanno proiettato Dio Perdona in una sala di Bologna, se non sbaglio, addirittura senza manifesti, così per fare un test e vedere come funzionava, entravo in questa sala che si era miracolosamente riempita e la gente stava così, a bocca aperta, a guardare questo film. E dice, come glielo do questo pugno? E ci fu un attimino di discussione che era una cosa importante. E lui va, viene fuori con questa idea. Dice, ti do un pugno dall'alto in basso, così ti prendo qua e tu finisci, oppure in testa così. Quindi questo pugno a martello lo inventò Bud Spencer. Che poi sembra una sciocchezza, ma in realtà fu una caratteristica gestuale di Bud Spencer che è stato un grosso contributo al successo dei nostri film, perché la gente non vedeva allora che lui usasse quest'arma. Sei un personaggio positivo sullo schermo, sei qualche cosa che lui vorrebbe essere. Fino a qualche anno fa era il film campione di biglietti staccati del cinema italiano, Dio Perdona Io No. Il mio personaggio riscatta il debole, quindi ecco perché c'è successo. Round, running round.